Elfo dei Boschi. A noi due, sceriffo di Nottingham. Non ti permetterò di derubare la povera gente. E con una freccia ben scagliata, Robin Hood inchiodò il mantello del prepotente all'albero, impedendogli di muoversi. Accipigna, che coraggio, dico io. Ciao, ben arrivato. Stavo leggendo Le avventure di Robin Hood. Lo conosci? Vedi? Questo è Robin Hood. Viveva nella foresta di Sherwood e combatteva per Re Riccardo, Cuor di Leone, contro Giovanni Senza Terra, che aveva rubato il trono del re. Robin difendeva i deboli contro i prepotenti. Sai una cosa? Questo Giovanni Senza Terra somiglia molto al nostro Grifo Malvento. Già, ogni volta che Re Quercia si allontana dal Fantabosco, lui cerca sempre di combinarne una delle sue. E Giovanni Senza Terra aveva come servo il malvagio sceriffo di Nottingham, mentre Grifo Malvento ha come servo Vermio Malgozzo. Questi due si assomigliano veramente tanto, eh. Già. Accendili, accendili, folletta, testa di foglietta. Ma devo fare delle notizie importanti. Eccomi, Radio Gufo. Che cosa sta succedendo? Sta andando a fuoco qualcosa? Fai lo spiritoso. Ma allora sappi che al Fantabosco, da quando Re Quercia è partito per il regno di Oltraque, succedono cose molto strane. E che cosa sta succedendo di tanto grave? Nonna Lanfironia stava tornando a casa con un cesto di pagnottine appena sfornate e Vermio gliela presa in nome del re. Ma è impossibile! Non crederò mai che Re Quercia volesse le pagnottine di nonna Lanfironia. Cosa dice allora dello gnomo mugnaio al quale è stato sequestrato un sacco di farina sempre in nome del re? Già, tutto questo è molto strano. Bisognerà vederci chiaro in questa storia. Andrò al chiosco, ma tu verrai con me, così mi aggiornerai sulle cose che succedono. Non chiedo di meglio. Mi spengo e volo a cercare notizie. Porterò il libro di Robin Hood con me, così lo leggiamo più tardi, eh. A dopo. Ehi, ciao creatura. Hai visto? Sto portando questi libri ai miei gnometti della scuola elementina. Sono tutte favole e loro saranno felicissimi di averli. Oh, però quanto pesano! Buongiorno, mia giovane gnoma. Quanti libri! Buongiorno, Vermio. Mi hai fatto paura. Paura io? Un povero, semplice, umile esattore. Perché mai? Se ognuno paga quello che deve al suo sovrano, non dovrà mai temere di nulla. Cosa stai dicendo? Io non devo pagare niente a nessuno. E nessuno ti dà il diritto di fare l'esattore. Ti sbagli, mia cara. Io sono qui per compiere il mio dovere. Guarda un po'. Si decreta che Vermio Viliberto Fangoso da Malgozzo dovrà esigere tasse e gabelle in tutto il regno del Fantabosco, in nome per conto di Re Quercia. Pena l'esilio. Sua maestà Re Quercia. Ma che significa? Significa, mia dolce gnoma, che siccome il sapere costa e tu hai 10 libri, mi devi 10 lire per il passaggio. E se non li paghi, sarai esiliata. Io non posso credere che il nostro re abbia fatto una cosa così ingiusta. Non lo crederò mai. Non lo crederai mai. Peccato tu non possa verificarlo, perché Re Quercia è in viaggio. Perciò gnoma paga. Ma questi mi servivano per la merenda dei miei gnometti. I tuoi poveri gnometti per una volta salteranno la merenda. Avranno la testa più lucida. Grazie, mia cara. Puoi andare. Io non posso credere che il nostro re abbia fatto una cosa così ingiusta. No, non lo crederò mai. Eccoti qui, vecchio mio. Allora, ci sono altre notizie? Ci sono, e come? Sappi che nella radura dei castori Vermi ha contato tutti i tronchi della diga e ha chiesto in pagamento un tanto a tronco in nome del re. Ma è impossibile. Ma Radio Gufo, ma sei sicuro di aver capito bene? Ma poi io mi chiamo Radio Gufo, non Radio Allocco. Ho capito benissimo, eh? Sono offeso e mi spengo. Ma no, dai,
No, dicevo così per dire, dai, Radio Gufo. Radio Gufo? Fapigna, mi doveva capitare anche la radio per Malosa. Milo, non crederai mai a quello che mi è successo. Linfa, ma sei senza fiato? Aspetta, beviti un buon bicchiere di tiramisù super, anzi di Moraviglia, che l'ho appena preparata, e poi raccontami tutto. Devi sapere che venendo in qua ho incontrato Vermio, che è sbucato improvvisamente come un fantasma da dietro un albero e mi ha mostrato una pergamena firmata da Re Quercia che lo autorizzava a fare l'esattore, e così mi ha chiesto 10 lire per questi libri. Ma allora era tutto vero quello che mi ha detto finora Radio Gufo? Che poi dicevo, folletto malfidato, ma continuo a essere offeso e mi ristengo. Beh, questa è una vera prepotenza. Adesso spedirò un pietrino a Re Quercia e lo avviserò di tutto quello che sta accadendo. E io scriverò una filastrocca proclama contro i prepotenti. Brava, questa è una buona idea, così la appenderai bene in vista. Ti do subito una bella pergamena. Ecco, scrivila qui. Grazie, Milo. Oh, povere uova di colibrì. E il falco si è mangiato la vostra mamma. E così rischiate di non potervi schiudere. Ma ci penserò io a voi. Vi porterò in salvo. Oh, sì. E chiederò a mamma Pettirosso di covarvi insieme alle sue uova. Buongiorno, mio amoronco. Accidenti, Vermio, ma è possibile che tu ti debba sempre avvicinare come fossi un ladro silenzioso? Fatti sentire. Tossisci, canticchia, fischietta. Fa qualcosa la prossima volta. I tempi sono duri, amico. Le casse del regno piangono, c'è poco da cantare. Questa mi giunge nuova. Tutti al Fantabosco hanno di che vivere. Tutta apparenza, ingenuo gnomo, tutta apparenza. La vita costa. Beh, bando alle ciance. Se vuoi salvare la vita a queste piccole, tenere uova di colibrì, dovrai pagare un piccolo contributo. Vediamo, sono 3 uova. Dammi 3 lilleri e non se ne parli più. 3 lilleri? Certo. Io dovrei darti 3 lilleri? Vermio, ma ti è andato in pappa il cervello? Io sto svolgendo il mio lavoro di ambasciatore degli animali per conto di Re Quercia, perciò, sciò, non ti darò un bel niente. Peccato, perché anch'io sto svolgendo il mio lavoro per conto di Re Quercia. Carta canta, amico. Controlla tu stesso. Si decreta che Vermio Viliberto Fangoso da Malgozzo dovrà esigere tasse e gabelle in tutto il regno del Fantabosco in nome per conto di Re Quercia. Pena l'esilio. Non ci credo. Così è la vita, gnomo. Fuori lilleri o ti confisco le uova. Prenditela col tuo re. Oh. Grazie, amico mio. Che il vento ti sia alleato. È impossibile che Re Quercia abbia posto il suo sigillo a una simile ingiustizia. Mi raccomando, Pietrino, vola più veloce del vento e raggiungi Re Quercia ovunque si trovi. Il messaggio è urgentissimo. Ecco, Milo, ho finito la filastrocca. Vieni. Sì. Tu, prepotente tiranno padrone, più gridi forte e meno hai ragione. Più gridi forte e più dici bugie. Io te lo dico con parole mie. Parole piccole sono già in volo. Non c'è bisogno di farti una guerra. Tu, prepotente, finisci da solo. Col prepotente sedere per terra. Brava, Linfa. Così si dice. Sì, certo, però adesso bisogna trovare il coraggio di appenderla bene in vista. Vabbè, noi lo troveremo, questo coraggio. Amici, se sapeste quello che mi è successo, non ci credereste mai. Vermio Viliberto Fangoso da Malgozzo. Sì, proprio lui. Mi ha mostrato una pergamena con un sigillo di Re Quercia che gli permette di chiedere tasse in giro. E io ho dovuto sborsare 3 lilleri per 3 piccole povere uova di colibrì che stavo portando in salvo. Accendili! Accendili! Folletta testa di foglietta, accendili presto! Eccomi, Radio Gufo, eccomi! Dimmi tutto! Ultima ora, sì! Vermio è passato dallo gnomo calzolaio e ha requisito tutte le scarpe destre. Le restituirà solo quando lo gnomo avrà pagato i lilleri richiesti. Torno in esplorazione e mi spengo. Adesso basta, dobbiamo assolutamente fare qualcosa. Sì, ma che cosa, Milo?
Non possiamo mica metterci a fare dei duelli con Vermio. No, questo no, assolutamente. Un momento. Voi la ricordate la leggenda di Robin Hood, vero? Ma certo, difendeva i poveri contro lo sceriffo di Nottingham. Ah, era un meraviglioso eroe dei boschi. Certo, ci fosse lui qui, però... Beh, noi lo faremo venire. Non sarà proprio Robin dei boschi, però perché no Ronfo dei boschi? Ronfo, io? Milo, ma sei impazzito? Ma no, io sono un tipo tranquillo, no? Ma non so combattere. E Vermio poi non mi prenderebbe mai sul serio e mi riconoscerebbe subito. Dai, neanche se ti facessi una mascherina che ti copre tutti gli occhi. Milo, che idea fantapignosa! Ma certo, Ronfo, tu potresti indossare il vestito che ti ha fatto nonna Lanfironia. Te lo ricordi? È un vestito bellissimo e con la mascherina saresti irriconoscibile. Già, quel vestito piace tanto anche a me, sì. Sì, perché mi fa assomigliare a Peter Pan, ma... Niente ma, Ronfo. Re Quercia ha bisogno di te. Potresti cambiare tono di voce e potresti muoverti in una maniera diversa. Sì, e poi che cosa gli dico? Io non ho neanche mai fatto male a una mosca, Milo. Ma tu non devi fargli del male, anche se si meriterebbe una bella botta in testa. Lo devi soltanto spaventare. Già, giocheremo d'astuzia. Potremo... far credere a Vermio che questo cavaliere misterioso è in grado di chiamare in suo aiuto animali feroci come leoni, rinoceronti, aquile, falchi. E io in cantina ho anche un sacco di oggetti che ci possono aiutare. Sì, sì, Milo. Per esempio, con due mezze noci di cocco potremmo fare il galoppo dei liocorni e con uno spiedo il corno del rinoceronte, oppure con dei sonagli far credere a Vermio che lì vicino ci sono dei serpenti a sonagli o Ronfo, e poi potremmo usare anche dei tuoi richiami. Dai, che cosa abbiamo da perdere? Va bene, proviamo, avete ragione. Corro a cambiarmi. Bravo Ronfo, io ti preparo la mascherina in un attimo e poi te la porterà l'infa. Allora, ho tutto l'occorrente nel mio cassetto. Ehi, ti sembra una buona idea? Secondo me Ronfo con la mascherina non verrà riconosciuto. E secondo te? Ma perché non provi a fare una mascherina insieme a me? È molto semplice. Allora, devi procurarti una lunga striscia di stoffa. Poi devi prendere le forbici dalla punta arrotondata e una matita bianca. Allora, la prima cosa da fare è piegare a metà la striscia di stoffa. Ecco fatto. Una volta piegata, prendiamo la matita bianca e disegniamo metà mascherina. Fatto, poi disegniamo anche l'occhio. Poi prendiamo le forbici dalla punta arrotondata e cominciamo a ritagliare. Fatto adesso per ritagliare l'occhio, dobbiamo piegare a metà
la mascherina, proprio dove c'è l'occhio. Così ne ritagliamo solamente metà. Ecco, in questo modo. Perfetto. E la mascherina adesso è proprio pronta. Guarda, adesso tu portala a Ronfo e poi vi raggiungerò nel bosco. Bene, corro Milo e attaccherò anche questa ad un albero. Ciao! A dopo. Bene, adesso io vado in cantina, prendo tutti gli oggetti per fare il rumore degli animali e li raggiungo nel bosco. A dopo. Parole piccole sono già in volo. Non c'è bisogno di farti una guerra. Tu, prepotente, finisci da solo col prepotente sedere per terra. A noi due, vermio da malgozzo. Linfa, ho preso gli strumenti per imitare gli animali. E Ronfo? E Ronfo si è già cambiato e si è appostato qui vicino. Allora, adesso io leggerò la filastrocca in modo da attirare qui Vermio. E poi Ronfo in qualche modo proverà a portargli via la pergamena. E così noi potremo controllare se veramente è stata scritta da Re Quercia. Allora, benissimo, io mi nasconderò là dietro. E quando arriverà Vermio, tu fai finta di spaventarti. E poi nasconditi dietro quell'albero laggiù. Mm-hmm. Ti ho messo altri oggetti per fare rumore di animali. E vedrai, ce la faremo, perché Vermio è un prepotente, ma in fondo è anche un vigliacco. E poi, se riusciremo a far credere che esiste questo cavaliere dei boschi che difende i più deboli, vedrai, le cose cambieranno. Dai. Va bene. Tu, prepotente tiranno padrone, più gridi forte, meno hai ragione. Più gridi forte, più dici bugie. Io te lo dico con parole mie. Bada come parli, gnoma. Sei una donna, ma non credere che questo basti a salvarti dalla mia collera. Parole piccole sono già in volo. Non c'è bisogno di farti una guerra. Tu, prepotente, finisci da solo col prepotente sedere per terra! Come osi fare il prepotente con una fragile fanciulla? Veditela con me, vermio viliberto fangoso da malgozzo. Ma tu come sai il mio nome? Chi sei tu? A te non serve sapere chi sono, mentre io so molte cose su di te. So che sventoli una pergamena che porta il sigillo di Re Quercia. Sappi, caro Vermio, che non permetterò mai nessuna prepotenza contro chi non può difendersi. Quindi consegnami la pergamena. E come pensi di prendermela? Vuoi sfidarmi a mani nude? A me non serviranno le mani, caro Vermio, ma basterà la mia voce. Oh. E tutti gli animali del bosco verranno in mio soccorso. Liocorni, a me, infilzatelo! Liocorni, infilzatelo! State indietro! Serpenti a sonagli! Attaccate questo prepotente! Dove? Chi? No! Il veleno no! Non ti darò la pergamena! Ah, davvero? E allora, rinoceronti, attaccate con il vostro corno! I rinoceronti no! Ah! Il mio sedere! E qua la pergamena? Mai! Mai! E allora, falchi predatori a me! Via! Volate via! Non ti serve ancora tutto questo? E allora, leoni, a me! Oh, i leoni, eccoti, questa maledetta pergamena! No, i leoni no! Aiuto, i leoni no! Ma, Linfa, hai ruggito tu? Oh, no, e chi ne è capace? Ronfo, sono arrivati veramente leoni. Ci sei riuscito davvero. Grazie, amici, grazie, grazie davvero. Ora potete tornare a casa. Grazie, ce l'abbiamo fatta. Vi sono grato. Vediamo questa pergamena. Sì. Ehi, ma c'è un imbroglio. Guardate, qui c'è una macchia di cera bianca proprio su una parola. Eccola qui. Non. E con questa parola cambia completamente il senso del proclama del re. Ve lo leggo. Si decreta che Vermio Viliberto Fangoso da Malgozzo non dovrà esigere tasse e gabelle in tutto il regno del Fantabosco. In nome e per conto di Re Quercia. Pena l'esilio. Sua maestà Re Quercia. Che imbroglione! Ti abbiamo sistemato per le feste, Vermio!
Oh, Urbonfo, adesso presto, mi raccomando, corri a cambiarti. Nessuno deve vederti così. Ci vediamo al chiosco. A dopo. Maledetti animali. Chissà chi era quel terribile cavaliere. Gli ha anche rubato la pergamena. Speriamo non scopra l'inganno. Guarda, guarda chi c'è. Vermio Viliberto Fangoso da Malgozzo. Come mai da queste parti? Vorrei una meraviglia fresca, Milo. Ho appena subito una terribile aggressione. Ma non mi dire, Vermio. Un cavaliere forte e coraggioso come te non avrà certo paura di nessuno, su. Avrei voluto vedere te se un cavaliere alto 3 metri ti avesse minacciato. Senti, senti. Alto 3 metri. Sì, e aveva occhi di fuoco e una spada rovente anche. Io ho duellato eroicamente, l'avevo quasi battuto. Ma quel vigliacco si è fatto aiutare da 1000 animali feroci che volevano sbranarmi. E così... E così hai dovuto mollare questa pergamena, giusto? Dove l'hai trovata? Attaccata ad un albero, nel bosco. E guarda, guarda, ho trovato... Un errore, sì, perché c'era una parolina cancellata da una macchiolina di cera. E la parolina era molto importante. Incredibile! Una macchiolina di cera! E io che pensavo fosse un ordine del re! Beh, ma allora questo denaro va restituito. Già. Beh, però quel terribile cavaliere è un pericolo per tutti! Corro a dirlo al mio padrone. Bravo, dillo pure a Grifo Malvento, buona idea. Ehi, Milo, ma sbaglio o quello è Vermio che sta correndo come una saetta? Sì. Accendimi, accendimi, devo fare un messaggio importante. Sì, Radio Gufo, ecco, dimmi tutto. Re Quercia è stato prontamente avvertito del coraggioso gesto di Ronfo e lo nomina all'istante Ronfo dei Boschi, a patto di non comunicare a nessuno questa sua nomina. Dobbiamo mantenere il segreto e io mi spengo subito. Oh, bravo fratello, anzi bravo Ronfo dei Boschi, sei stato molto coraggioso. Oh, grazie sorella, ma è stato un merito tuo, davvero. Ehi, hai visto che avventura oggi? Vermio è veramente un vigliacco, giusto? Però dobbiamo mantenere il segreto. Shh, sì, chissà, magari in futuro Ronfo dei Boschi dovrà tornare ad aiutarci. E quindi è meglio che nessuno sappia che questo cavaliere mascherato è il nostro amico Gnomo Ronfo, giusto? Adesso ti devo salutare, ma tu torna a trovarmi, eh? Io ti aspetto sempre qui. Ciao, a presto!